Passo quindi, sono felice di poter dare la parola al nostro Roberto Balzani per sentire il quale noi ci siamo fatti stamattina la chiamataccia, perché abbiamo detto non possiamo non venire a sentire Balzani. E quindi non c'è bisogno che lo si presenti e ci parlerà comunque dei Mazziniani nel Risorgimento e nell'Italia Unita. Sono quegli argomenti ed è un personaggio, il nostro Balzani, che vorremmo tanto avere anche noi su a Torino, ma la lontananza è tale, gli impegni sono tali che viene sempre difficile di averlo tra noi. Prego, professor Balzani. Grazie. E naturalmente la mattinata è dedicata a una specie di scorribanda, una storia divisa in pezzettini. Io faccio il primo, Barbara il secondo, poi Arturo e Mario. Insomma, dobbiamo recuperare abbastanza velocemente questa memoria del settantesimo dell'AMI, anche della vicenda dei Mazziniani nella storia d'Italia. Come avete già sentito da prima, i Mazziniani tendono a riprodursi per via genealogica, come si capisce, e naturalmente ci sono anche delle genealogie che rimontano, che risalenti nel tempo, adesso vedremo quali, e cronologie e memorie. Allora, io cercherò di sommariamente di isolare alcune forme di organizzazione e più che altro di relazione fra Mazzini e i suoi sodali nel corso del periodo risorgimentale. Non ce n'è un'unica, come sapete sono varie, e poi anche quella che è l'eredità nella prima fase dell'Italia liberale, per poi passare la parola naturalmente a Barbara. Allora, vediamo, partiamo dall'inizio. Beh, all'inizio gli amici di Mazzini, chiamiamoli così, sono semplicemente un gruppo di giovani entusiasti, prevalentemente concentrati nell'Italia centro-settentrionale, e che hanno un'esperienza particolarmente intensa fra il 1831 e il 1835, quando incominciano le forme di persecuzione sistematica e che culminano poi con gli arresti e i processi nell'area Ligure e in Lombardia. Sono un gruppo segnato fortemente dal romanticismo, tant'è vero che essi stessi si pongono come la generazione dei nati col secolo, che deve quindi aprire le porte al futuro, fortemente generazionale, e questo è un po' tipico di quella prima forma di mazzinianesimo, cioè sono un gruppo di giovani e teorizzano la necessità per i mazziniani di essere giovani. C'è, come sapete, nello Statuto della Giovane Italia il limite dei 40 anni, che è un limite non soltanto operativo, ma è anche un limite ideologico, perché retrocedendo 40 anni dal 1831 si arriva sostanzialmente al 1789 e si capisce quindi che solo quelli nati con la Rivoluzione Francese, dopo la Rivoluzione Francese, sono in grado di cambiare le cose. Quelli dell'antico regime ormai sono persone perdute, quindi hanno una particolare configurazione e solo in minima parte sono, diciamo, a contatto fisico con Mazzini, e cioè il gruppo dei genovesi, dei liguri. Non lo sono gli altri, i lombardi o altri pezzi che stanno in Toscana o in Emilia, perché quasi subito Mazzini diventa un leader assente, e questa è una cosa abbastanza peculiare nella storia politica del XIX secolo. Quasi tutti i leader sono leader presenti. Garibaldi è una persona fisicamente presente, vanno dietro Garibaldi i giovani perché lo vedono, no? Perché possono combattere con lui. I leader politici dell'Ottocento, da Cavour a Gladstone, sono comunque leader visibili, cioè che fanno comizi, che stanno sulla stampa, che in certe occasioni sono contattabili. Mazzini è un leader assente, cioè è un uomo che tiene contatti per via intellettuale. Questo tipo di rapporto, o epistolare, ma comunque intellettuale, e questo tipo di rapporto è destinato a, diciamo, influire enormemente su che cosa vuol dire e come si fa a essere mazziniani. Perché è una cosa assolutamente peculiare, non è un caso unico di leadership fatto in questa maniera. Quindi qui siamo di fronte a qualcuno che l'ha visto, nel senso che un gruppo di ragazzi che è stato giovane con lui
c'è ancora, ma ce ne sono molti che semplicemente ne hanno sentito parlare o che lo conoscono per letture. Queste letture sono naturalmente gli opuscoli di propaganda, i dialoghi, gli scritti, il giornale La Giovine Italia, in cui questa dimensione, chiamiamola così, evocativa della politica, sviluppata per concetti molto chiari ed espliciti, questa è la famosa rottura con il precedente sistema carbonaro di comunicazione, rende più empatico il contatto, anche se la persona non si vede. Mazzini tende a continuamente in questa fase, e poi lo farà per tutta la vita con il suo mondo, a intrecciare in maniera permanente il dato personale con il dato politico, nel senso che la adesione al mazzinianesimo è un'adesione non solo al programma di Mazzini, che è il famoso quadrilatero, l'Italia una, libera, indipendente, repubblicana, ma è l'adesione a un sistema di vita. Questo sistema di vita è fatto da relazioni egualitarie, paritarie fra uomo e donna, fra condivisione di determinati gusti, gusto anche artistico, ieri penso l'abbiate sentito, l'adesione a determinati stili letterari, cioè a una specie di mondo di valori che va di pari passo con quello politico e si interseca in maniera permanente nella formazione di questo gruppo di persone che altrimenti non starebbe unita, perché non vedendolo o diventa qualcosa che scende nella coscienza il mazzinianesimo, oppure, come voi sapete, la politica vive nel breve, cioè fra 5 mesi le cose sono cambiate in Italia e cambiavano allora un po' più lentamente, ma insomma tendevano a cambiare anche allora. Questo elemento fa sì che Nello Rosselli, che era tentato dalla biografia di Mazzini, lo sappiamo, ci prova con il suo splendido Mazzini e Bakunin, ma lui era tentato, suggestionato dall'idea di una biografia di Mazzini, a un certo punto scriva che Mazzini è un soggetto abiografabile, cioè impossibile da biografare. Perché? Perché non si può fare una biografia politica di Mazzini, bisogna farla anche culturale, bisogna farla anche personale, e l'intreccio di questi livelli è talmente complicato da in qualche modo da isolare, che per lo storico si tratta di una specie di compito immane, di una montagna difficilissima da scalare, anche perché naturalmente Mazzini, come vedremo, tende a costruire in maniera assolutamente precisa una memoria di sé e del suo gruppo in azione che deve rimanere come pilastro di una narrazione per la tradizione mazziniana che verrà, cioè l'idea del mazzinianesimo è dentro la stessa cultura mazziniana delle origini. Ed è un caso abbastanza curioso, perché che un giovane a 25 anni comincia a utilizzare la chiave della memoria è qualcosa di veramente curioso, anche se non eccezionale in quel contesto di quei giovani romantici. Pensiamo a De Musset, alle Confessions d'un enfant du siècle, quindi sostanzialmente questo rapporto fra il prima, l'età napoleonica, e il dopo, l'età della restaurazione e della disillusione. Come avviene questa costruzione della memoria collettiva? Avviene per via simbolica e per via testuale. Per via simbolica perché Mazzini addirittura fa produrre delle stampine, ne abbiamo alcune nella collezione Bertarelli, che sono una specie di memoria portatile per gli stessi affiliati, dove sono disegnati i nomi dei protomartiri dello Spielberg, sono messi insieme all'interno di piramidi, segni parareligiosi con lo Spielberg disegnato in fondo, poi la Grecia da un'altra parte, una specie di memoria che si può portare senza bisogno di avere dei libri dietro. E questa è una memoria per via simbolica. Poi c'è una memoria invece per via testuale, narrativa, che sono queste rappresentate da questi quadri riepilogativi di quello che la generazione fa per il futuro, che scandiscono la stessa produzione mazziniana. Fede Avvenire nel 1835-36, la riflessione sui fratelli Bandiera nel 1844, poi dopo il 48 ci sarà il testo fondamentale
sul fallimento dei moti di Milano, il Partito d'Azione, eccetera, eccetera. Sono dei quadri riepilogativi perché tendono a dare un'interpretazione del passato che è funzionale però a una memoria attiva nei militanti che devono da quella riflessione poi trarre elemento spunto per un'azione. Quindi siamo di fronte a una commistione fra, direbbero naturalmente gli antropologi, una memoria culturale e una memoria funzionale che sono tenuti insieme. Memoria culturale perché deve rimanere, infatti rimane, e una memoria funzionale perché è destinata a motivare soggettivamente le persone all'azione. Questa è la prima generazione di mazziniani, quindi capite un mondo molto particolare, molto strano, di ragazzi di una certa età, fascia di età, altri sono completamente esclusi, con questa visione particolare dell'azione, della comunicazione politica, del rapporto col passato. Una seconda fase di questa risorgimentale è quella data invece da coloro che, soprattutto dopo le persecuzioni dei primi anni 30, quando la Giovine Italia viene messa praticamente in ginocchio subito, vanno fuori e quindi costruiscono quello che è la rete dell'esulato politico. L'esulato politico è la seconda dinamica del mazzinianesimo nel Risorgimento. Prima ci sono i giovani, poi i giovani crescono un po' e se ne vanno fuori. Questi giovani fuori sono i costruttori di una vera e propria visione dell'Italia dall'estero. Io penso, naturalmente c'è la fase svizzera importantissima, poi la più lunga fase britannica, quella che comincia nel 1837 e che consente a Mazzini di mutuare anche dal punto di vista concettuale quelli che sono i termini, le visioni della democrazia e del liberalismo europei dell'epoca. Basti pensare all'uso della parola democrazia che sostituisce in Mazzini l'idea del governo sociale che di ascendenza francese che aveva caratterizzato la prima fase della propaganda mazziniana. Mazzini nel 1831, 32, 33 non parla di democrazia, che considera ancora colui che viene da studi classici come in senso aristotelico una degenerazione della forma di governo, quindi in quella chiave libresca. Quando arriva in Inghilterra e legge della democrazia in America di Tocqueville, vede i partiti democratici inglesi, la carta del popolo, eccetera, incomincia a riflettere sul nuovo significato di democrazia e lo inserisce nel suo lessico. Quindi è una persona che impara, cioè è una persona che è soggetta a formazione permanente, non è uno che ha in qualche modo identificato il suo sistema e non lo cambia. Lo cambia e come? La sua stessa immaginazione dell'Europa cambia. Se voi prendete il testo dell'Ungheria del 1833, in cui sostanzialmente egli è ispirato da una russofobia galoppante, per cui il vero problema è come fare a bloccare i russi, e quindi dopo la pace di Adrianopoli, e quindi gli ungheresi da un lato e dall'altra parte i polacchi al massimo, gli slavi del sud, Mazzini non li vede proprio, e lo compariamo con gli articoli, i saggi dedicati al moto slavo che sono pubblicati in Inghilterra dopo che lui ha conosciuto fisicamente gli slavi esuli e quindi ha cominciato a capire che non c'è una famiglia slava, ma di slavi ce ne sono tanti, ci sono quelli del nord, ci sono quelli del sud, ci sono i cechi, ci sono gli slovacchi, eccetera, eccetera. Si capisce che c'è una fase di formazione anche della visione europea che si dilata, si allarga all'interno di questo mondo di esuli. Questo mondo di esuli sono i ricettori di questa cultura europea, naturalmente cultura europea costruita nei luoghi più aggiornati della politica mondiale, cioè Parigi e Londra, in particolare Londra, ma ci sono anche collegamenti parigini, naturalmente, e poi riportata in periferia, cioè ributtata in Italia attraverso gli strumenti di propaganda. Chiaramente è una sorta di filtro. Quindi noi abbiamo questa dimensione dei mazziniani esuli, molti dei quali gli stanno vicino, che si forma in questa maniera. Quindi diversamente dal partito giovanile, chiamiamolo così,
c'è il meccanismo dell'esulato che costruisce una nuova dinamica del mazzinianesimo che è importantissima ad accreditare il moto italiano in un contesto internazionale. Cioè sarà importantissima perché nel 48-49 i collegamenti culturali con quello che succede a Parigi, a Vienna, in Germania, eccetera, eccetera, sono possibili perché ci sono già dei sensori, delle antenne che da anni stanno traducendo i concetti e portandoli in una periferia arretrata dove erano assolutamente incomprensibili fino agli anni, tardi anni 30, primi anni 40. Naturalmente in Italia questo è i problemi sono più grossi perché lì c'è un problema davvero di ricezione, questa è l'altra grande questione nel momento in cui si affronta il tema del mazzinianesimo, e cioè di che cosa capiscono quelli che sono in Italia e che cosa fanno capendolo, e questo è un problema perché in Italia in quegli anni si crea in effetti un discorso nazionale che non è più solo monopolizzato dai mazziniani, ma diventa oggetto ormai di altre agenzie politiche, che sono altri movimenti democratici, che sono i primi movimenti liberali, che saranno poi addirittura i movimenti neo-guelfi, addirittura in connessione con una visione religiosa del rinascimento religioso e quindi di una offerta ancora nuova che si propone poi in maniera palese con l'avvento di Pio IX al soglio pontificio. Ebbene, qui abbiamo un testo che in qualche modo è molto identificativo di questo processo, che è il libretto, l'Instant Book, potremmo chiamarlo, sui fratelli Bandiera, che rappresenta, così come quasi 10 anni prima Fede Avvenire, un altro di questi libri periodizzanti, opuscoli, che riassumono quello che è successo prima, fanno vedere la connessione fra l'esterno e l'interno, cioè persone che stanno fuori, che si muovono per fare il moto dentro, è la prima di queste esplicite connessioni che poi rimarranno attive nel mazzinianesimo per tutti gli anni 50, cioè fino all'Unità d'Italia, e poi soprattutto la celebrazione del martirologio. Questo arricchisce la famosa platea di eroi che comincia con gli uomini dello Spielberg e continua con questi nuovi che si aggiungono. Quindi anche in questo caso, come vedete, la connessione fra una memoria culturale destinata a rimanere nel lungo periodo e addirittura poi diventare canone storiografico, attenzione, dopo l'Unità d'Italia, ma non lo era in origine, era allora una memoria culturale funzionale, perché Mazzini la vedeva come una sorta di legittimazione, ciao Renzo, come una sorta di legittimazione per i giovani che dovevano poi operare. Poi abbiamo la terza fase, che è quella che potremmo chiamare di un mazzinianesimo espanso, che è quella del 48-49, dove fisicamente Mazzini finalmente lo vedono, ed è uno dei pochi momenti in cui si vede dentro le città italiane nel Risorgimento Mazzini attivo, ed è la fase milanese prima e romana dopo. Questa fase è una fase nella quale possiamo dire tutta quella sorta di grande investimento di tipo politico erudito che era stato fatto da Mazzini negli anni precedenti viene alla luce in questa chiave di azione, ed è la prima volta che lo si fa in una maniera palese. Questo mazzinianesimo militante, attivo e non solo elitario, ma a questo punto anche di massa in alcuni luoghi italiani, è, diciamo, la vera e propria fondazione di un mazzinianesimo moderno nel senso di attivo con relazionale con altri pezzi della società italiana. E naturalmente è quello che poi consente a molti di transitare di nuovo nel mazzinianesimo, perché noi abbiamo due fasi di transito
nel mazzinianesimo da parte della, diciamo, dei giovani, delle generazioni. La prima generazione è quella dei nati col secolo, 1800-1805, i quali transitano la prima giovane Italia e imparano che cos'è la nazione, perché prima non c'era nessuno che l'avesse, che si fosse incaricato di spiegarla programmaticamente, se non letterariamente, Foscolo, eccetera, eccetera, ma qui stiamo parlando di politica. La seconda fase è il 48, dentro le organizzazioni democratiche che militano fisicamente sulle barricate o a Roma, eccetera, passa un'altra generazione, quella successiva, dei nati nel 1820, 25, 30, i quali a questo punto fanno un'esperienza di, chiamiamolo così, di nazionalità appresa e praticata. Naturalmente questi ragazzi che passano attraverso la grande illusione della primavera dei popoli e la grande delusione del 49, cioè della chiusura della fase democratica in termini tragici, non solo in Italia ma in tutta Europa, sapete, l'Ungheria è l'ultimo caso che chiude, no, questa stagione, ebbene questi naturalmente dopo faranno scelte diverse, cioè non sono mazziniani in servizio permanente effettivo, transitano dal mazzinianesimo come rito di passaggio. Quelli che sono stati negli esuli rimangono mazziniani perché hanno condiviso la visione del mondo. Quelli che passano attraverso le due fasi attive, quella generazionale del 30, 31, 32 e quella del 48, 49, poi non necessariamente rimangono mazziniani, saranno formati dal mazzinianesimo, segnati dal mazzinianesimo, ma poi fanno di tutto, Visconti Venosta, nelle sue memorie, ce ne sono un'infinità che possono testimoniare questa sorta di fase di passaggio. Quindi c'è un mazzinianesimo permanente e un mazzinianesimo invece colto in due fasi specifiche del Risorgimento. Poi comincia quella che possiamo chiamare il decennio azionista, cioè quello del Partito d'Azione, che in realtà nasce solo dopo il fallimento dei moti di febbraio, del 6 febbraio 1953 a Milano, che è la fase nella quale la dimensione ideologica del mazzinianesimo è estremamente sofisticata, ma puramente esterna, nel senso che è oggetto di dibattito anche feroce, violentissimo a livello internazionale, e Franco Della Peruta ha scritto libri definitivi su questo argomento, cioè lo scontro con i protosocialisti, con gli altri democratici, che avviene nelle principali piazze dell'esulato europeo, fra Bruxelles, Londra, eccetera, eccetera, e invece questa declinazione militante, fortemente orientata all'azione, che è quella della continuazione della guerra in borghese, che è l'elemento con cui Mazzini intercetta l'ultima generazione. L'intercetta perché dice, lasciamo il messaggio ideologico viene ipersemplificato nel momento in cui si cala l'azione in Italia, ma è diciamo motivato da una esigenza. Bisogna continuare la guerra. La guerra non si fa più con l'esercito perché il Savoia si sono ritirati, eccetera, eccetera, dalla contesa, continuiamo noi a farla in borghese. Ci sono due fasi, una prima fase in cui Mazzini si illude di poter centralizzare la cospirazione attraverso un moto complicatissimo che è quello che va a sbattere a Milano nel febbraio del 53, perché non può stare in piedi, i mezzi di comunicazione sono labili, è pieno di traditori, chi prende i soldi poi se li tiene, ce n'è di tutto e di più. E poi ci sono naturalmente i poveri diavoli che ci rimangono, diciamo, nella tela rimangono, nella rete rimangono presi. Dopo il febbraio del 53 questa dimensione azionista viene invece spesa in questa maniera. I moti si fanno dove ci sono le condizioni locali e ci sono persone dotate di fegato per riuscire a farle. Quindi lo vuol fare per Fortunato Calvi là nella sua zona del Bellunese? Benissimo, si accomodi, noi ci siamo. Vogliamo mandare Orsini a organizzare un moto in Lunigiana perché loro là forse ci sono? Benissimo, proviamo a fare il moto in Lunigiana e così via. Quindi si tratta di una frammentazione dell'elemento di azione che diventa però anche molto fine a se stesso, perché è organizzato su basi strettamente locali, con una motivazione all'azione che è di tipo, che è un impulso diciamo quasi più vendicativo rispetto alla crisi del 49, ha delle dimensioni anche personali
di un certo tipo e che noi vediamo benissimo ritratto nella figura di Felice Orsini, che è un uomo che è fatto apposta per questo azionismo estremo, cioè quello del tentativo dei moti eclatanti proprio per mantenere viva questa fiamma, e che poi diventa talmente prigioniero del suo personaggio, quando scappi, viene fatto prigioniero, va al castello di San Giorgio a Mantova, subito dopo praticamente i martiri di Belfiore, vede che il piccolo Pierfortunato cade, insomma le vede tutte, quando riesce a scappare da lì, crea una sorta di superuomo di massa in XVI, crea il mito di se stesso, lo vende in Inghilterra sotto forma di libricini da pochi penny che si diffondono a decine di migliaia di copie, e crea questa sorta di ulteriore esperimento, che potremmo chiamare così, che è quella della deviazione di questi mazziniani, proprio perché presi dal mito dell'azione a punto tale da costruire poi su di sé una sorta di prototipo, diciamo, del cospiratore estremo, che è una cosa che non appartiene al primo mazzinianesimo, è un'altra cosa ancora, è un altro mondo ancora, che sarebbe stato totalmente incomprensibile per i Melegari, per la prima generazione degli anni 30, qualcosa di totalmente diverso. Mi avvio ad arrivare alla conclusione, perché in tutto questo, dopo questa stagione, che naturalmente finisce con, comincia già a decadere dopo la guerra di Crimea, poi naturalmente viene completamente a finire con il triennio 59-61, ecco, in questa fase, gli ultimi anni 60, abbiamo quella che potremmo chiamare la transizione verso un mazzinianesimo non più di azione, ma di diciamo conservazione dell'elemento politico, culturale, ideologico, e soprattutto una perdita verticale di internazionalizzazione, cioè il mazzinianesimo risorgimentale è un movimento internazionale di trasformazione della società europea, non solo la giovine Europa, tutto il mazzinianesimo. Tutto il mazzinianesimo vive di connessione, di letture europee. Non c'è un pezzo mai della riflessione di Mazzini che sia svincolato dal quadro europeo. Quindi è un uomo dell'Europa. Questo uomo dell'Europa e i suoi amici che stanno in Europa, alla fine, quando si fa l'Italia, sono costretti in una camicia di nesso, perché c'è un paese che ha uno Stato, c'è un ministro degli esteri, c'è quella dimensione internazionale, lentamente si perde. Il catalizzatore nazionale asciuga questi contatti, che sono ancora visibili nei primi anni 60 nel mondo garibaldino. Non dimentichiamo che quasi tutte le società democratiche in Italia dopo Aspromonte rinascono sulla lotta per l'indipendenza della Polonia, per Nullo, eccetera, eccetera. Cioè quella è la fase ricostitutiva, ma ben presto questo elemento nazionale si perde e diventa più centrale invece la riflessione su come fare l'Italia, come organizzarla, se è repubblica, se è monarchia, eccetera, eccetera. Naturalmente questo significa un riflusso che porta anche lo stesso Mazzini negli ultimi anni verso una sua, diciamo, ricostruzione della memoria culturale attraverso l'edizione nazionale delle opere, che come ha ben dimostrato Michele Finelli diventa un grande monumento di carta, cioè una specie di opera aperta, in progress. L'edizione nazionale degli scritti di Mazzini è una cosa stranissima, perché dal 1860 c'è qualcuno che ci lavora in Italia, cioè non si è mai fermata. E prima ci ha lavorato Mazzini, poi ci ha lavorato Aurelio Saffi, poi ci ha lavorato Ernesto Nathan, poi ci ha lavorato Menghini, poi dopo ci hanno lavorato, insomma c'è il comitato, non si è mai fermato. Quindi è un'opera che continua, è l'unico caso, a mio modesta conoscenza, di un autore italiano la cui opera omnia nelle sue varie edizioni sia cominciata dall'autore e non finita, cioè è ancora lì. Che stiamo pensando che cosa si può pubblicare, delle varie esterminate cose che sono nella cultura mazziniana. Naturalmente questa sorta di cristallizzazione della cultura mazziniana è un'enorme perdita di vitalità politica, perché si perde di Mazzini la dimensione internazionale quasi subito,
e si perde soprattutto la dimensione costruttiva della politica, perché Mazzini è un grande inventore di relazioni politiche, di dinamiche politiche, di organizzazioni politiche. Per esempio, faccio solo questo caso, Mazzini non fa un partito, ne fa tanti. Prima la Giovane Italia, poi la Giovane Europa, poi il Partito d'Azione, poi la Falange Sacra, poi l'Alleanza Repubblicana Universale. L'ultima che si inventa è del 1866, il primo nel 1831. Sono passati 35 anni e lui continua a creare strutture, che vuol dire che è un uomo che non è legato a una forma, vede la dimensione creativa della politica. Il mazzinianesimo dopo Mazzini è esattamente l'opposto. Cristallizza la struttura, patto di fratellanza, che deve essere la struttura portante della memoria del mazzinianesimo e anche della politica del mazzinianesimo nell'Italia Unita, perde il collegamento europeo completamente e quindi incomincia questa sorta di avvitamento nello scontro interno fra democratici in primo luogo e poi fra democratici e monarchici. Quindi quello che è stato il mazzinianesimo storico diventa una sorta di mazzinianesimo tradizionale, genealogico, che si riproduce attraverso una memoria culturale piuttosto standardizzata, che già alla fine dell'Ottocento suscita naturalmente le critiche di persone come Bove, Ghisleri, Salvemini, per non dire che tre nomi a caso. Questo per dire che questa mancanza, poi fondamentalmente mancanza del leader, che è diventato un leader morto a quel punto, è assente perché proprio non c'è più, ha naturalmente poi condizionato questa stagione del mazzinianesimo, soprattutto in un'epoca che è quella del positivismo, in cui il mazzinianesimo subisce anche dal punto di vista culturale ulteriore colpo, perché naturalmente essendo una forma di cultura di origine romantica è qualcosa che viene bollata come sostanzialmente passatista, eccetera eccetera. L'ultimo uomo che fa da ponte fra queste due forme, quella risorgimentale e quella posta, è Aurelio Saffi, che è l'unico della covata che riesce a essere sia il rappresentante della fase esulato, internazionale, culturalmente brillante del mazzinianesimo, sia uno di quelli che cerca di portare il mazzinianesimo, di farlo transitare nelle realtà locali e potremmo dire anche periferiche dell'Italia di allora, cercando di preservarne questo afflato dal punto di vista, se non altro, dell'anticonformismo. Ci riesce fino a un certo punto, la sua è una cultura molto sofisticata, quella ovviamente degli uomini, delle donne, delle società operaie, dei paesini, della Romagna, della Liguria o della Lombardia, molto meno, e quindi evidentemente si crea una perdita di qualcosa. Ma appunto perché si crea questa perdita, noi oggi, io credo, siamo in condizione viceversa di ripristinare questa lettura nella sua continuità storica, vedendone anche chiaramente quello che è stato, diciamo, la dinamica ascendente e poi in realtà quella che è stata una fase di decadenza non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista della centralità nella vita della nazione e della vita internazionale, soprattutto perché questo mazzinianesimo nell'Europa delle nazioni, dei nazionalismi, naturalmente ha molto meno senso di esistere, e naturalmente questo è il motivo per cui io credo, viceversa, all'inizio del XXI secolo qualche chance di rinascita forse ce l'ha. Grazie.